Si è tenuta questa mattina la riunione voluta dal sindaco Marco Zambuto per discutere sul futuro del polo universitario di Agrigento. Un momento per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive di un'istituzione che rappresenta un'importante risorsa per la città di Agrigento e anche per i numerosissimi studenti. Obiettivo principale: assicurare ai giovani una vera crescita culturale e una professionalizzazione qualificata. In questi anni nei quali abbiamo osservato la gestione del professore Mifsud, abbiamo voluto che il consorzio universitario proseguisse su quell'alveo nel quale prima il magnifico Melisenda e poi Bartolomeo Romano, prima ancora il magnifico La Galla, l'avevano inserito, facendolo diventare una realtà importante della nostra città e del nostro territorio provinciale. Avvertiamo tentativi assolutamente velleitari di volere interrompere i rapporti con l'Università di Palermo, che non so dove dovrebbero portare. L'unico epilogo possibile sarebbe quello di dover chiudere il consorzio universitario. Abbiamo assunto la responsabilità di dover indire questa riunione fra tutti i soci fondatori per fare un punto di chiarezza e soprattutto per dare una strategia e una prospettiva al consorzio universitario che oggi non mi pare che abbia. L'Università di Palermo è stata ed è a tutt'oggi il partner istituzionale del consorzio universitario di Agrigento. Credo che in questi anni, lo documentano i numeri, si sia realizzato un investimento culturale importante e significativo che ha portato Agrigento nel top 10 dei poli decentrati italiani per come risulta dai dati del Ministero dell'Università. Certamente non rileviamo nell'attuale situazione di scontro che ha un sapore più politico che accademico all'interno del consorzio universitario le condizioni per poter proseguire un percorso facendo finta di niente.